Con questo video iniziamo ufficialmente la riscrittura dei film di Dragon Ball Z. Ho dato a ChatGPT i vostri suggerimenti, ho aggiunto dei miei suggerimenti e gli ho detto di mischiare le trame del film del Dottor Willow, di Lord Slug e di Darkless. Il risultato è stata una trama che non mi sarei mai aspettato, con un colpo di scena che ha inventato ChatGPT di sana pianta, e purtroppo non posso farvi spoiler, ma restate fino alla fine del video perché, mai come questa volta, i vostri suggerimenti saranno fondamentali per la prossima saga. Capirete perché una volta arrivati alla fine. Vi ricordo sempre che io la trama la leggo per la prima volta quando faccio il video, quindi la scopro insieme a voi, e che ChatGPT sceglie in modo casuale i suggerimenti che date da implementare nella trama. Detto questo, vi lascio alla prima saga, che ho rinominato la saga degli invasori alieni, scritta da ChatGPT. Il dottor Willow è un brillante scienziato, famoso per le sue scoperte rivoluzionarie nel campo della biotecnologia. Tuttavia, il destino è stato crudele con lui. Una malattia terminale, rara e incurabile, lo sta lentamente consumando. Determinato a trovare una cura, dedica ogni momento libero alla ricerca di una soluzione. Ma con il tempo che si fa sempre più breve, decide di tentare una strada disperata e rischiosa. Nel suo laboratorio, nascosto tra le montagne, Willow costruisce un dispositivo di trasmissione intergalattica. Crea un messaggio dettagliato in cui descrive la sua condizione, le sue conoscenze scientifiche e la sua offerta di collaborare con qualunque razza aliena disposto a salvarlo. Con il cuore colmo di speranza, attiva il dispositivo e invia il segnale nello spazio profondo. Il segnale di Willow viaggia per anni luce fino a raggiungere la nave spaziale di Tarless, un Saiyan rinnegato in cerca di nuovi mondi da conquistare. Tarless, senza perdere tempo, traccia la fonte del segnale e si dirige verso la Terra. Atterra in una radura isolata e con uno sguardo deciso pianta il seme dell'albero della vita, un albero leggendario che, crescendo, assorbirà tutta l'energia vitale del pianeta, rendendolo un deserto arido, ma conferendo a chi ne consuma i frutti un potere immenso. Non passa molto tempo prima che l'energia sprigionata dall'albero della vita attiri l'attenzione dei guerrieri Z. Goku, Krillin, Tien, Yamcha e Piccolo si riuniscono immediatamente, pronti a difendere il loro mondo. In poco tempo trovano Tarless e iniziano ad affrontarlo. Goku, con la sua solita determinazione, è il primo a rendersi conto della gravità della situazione. Piccolo, sempre il più strategico del gruppo, capisce immediatamente la minaccia che l'albero della vita rappresenta per il pianeta. Nel frattempo, Tarless osserva i guerrieri Z da una collina vicina, sorride con malizia, riconoscendo in Goku il potere di un Saiyan, e si prepara a combattere. I guerrieri Z si dividono in due gruppi. Goku e Piccolo affronteranno direttamente Tarless, mentre Krillin, Tien e Yamcha si concentreranno sull'albero della vita, cercando di rallentarne la crescita e distruggerne le radici. La battaglia inizia con una violenza inaudita. Goku e Tarless si scontrano in un vortice di colpi veloci e potenti, e le loro energie esplodono ad ogni impatto. Piccolo supporta Goku con i suoi attacchi energetici, cercando di trovare un modo per indebolire il nemico. Nel frattempo, Krillin, Tien e Yamcha lottano disperatamente contro le radici dell'albero, che sembrano avere vita propria. Non mi ricordo se questa cosa succede nel film, ma andiamo avanti. Attaccandoli con tentacoli robusti e letali, ogni attacco dei guerrieri Z viene assorbito dalle radici, che diventano sempre più forti. Per favore, ChatGPT, non farli perdere contro un albero. Krillin, con il fiato corto, capisce che non possono continuare così, come non detto. Tien, determinato, cerca di individuare il punto centrale da dove si nutre l'albero della vita. Yamcha, sebbene stremato, continua a combattere con tutto il suo coraggio, non mollando. La situazione sembra disperata, ma la forza di volontà dei guerrieri Z è incrollabile. Mentre la battaglia infuria, il dottor Willow, osservando da lontano attraverso un drone, prepara la sua mossa. Con la precisione di un esperto, inizia a calcolare il momento perfetto per intervenire e influenzare l'andamento della battaglia. Goku e Piccolo, sfruttando ogni opportunità per danneggiare Tarless, colpiscono il Saiyan con attacchi combinati, cercando di indebolirlo. La battaglia è intensa, ma i guerrieri Z sembrano avere un vantaggio. La battaglia tra Goku, Piccolo e Tarless raggiunge il culmine. Goku e Piccolo, unendo le loro forze, lanciano un attacco combinato di impressionante potenza. L'energia scaturita dall'attacco illumina l'intera radura, travolgendo Tarless e scaraventandolo lontano. Il corpo di Tarless, ormai privo di sensi, vola oltre l'orizzonte e scompare tra gli alberi. Nella confusione del momento, il dottor Willow osserva la scena attraverso il suo drone. Willow, calcolatore spietato, vede in Tarless un'opportunità da non perdere. In segreto, invia un piccolo gruppo di droni per recuperare il corpo del Saiyan. Tarless viene trasportato nel laboratorio nascosto di Willow. Nel frattempo, i guerrieri Z si radunano. Esausti ma vittoriosi, cercano di capire come affrontare l'albero della vita. Ogni attacco diretto contro l'albero sembra inutile. Le radici sono troppo forti e il tronco impenetrabile. Improvvisamente, un'enorme nave spaziale entra nell'atmosfera terrestre e atterra con un fragoroso boato. Da essa emerge Lord Slug, un namecciano di stazza imponente accompagnato dai suoi soldati. Slug è stato inviato dal suo padrone per dare la caccia a Tarless, che aveva tradito il loro accordo. Tuttavia, il namecciano, vedendo l'albero della vita, riconosce immediatamente il suo potenziale.
Senza perdere tempo, Slug avanza verso l'albero della vita e ne mangia i frutti, assorbendo un'enorme quantità di energia. Le sue forze si moltiplicano rapidamente, rendendolo una minaccia ancora più grande. I guerrieri Z, già stremati dalla battaglia con Tarless, cercano di fermarlo, ma sono troppo esausti per affrontare un avversario così potente. Slug, ora potenziato dall'energia dell'albero della vita, affronta i guerrieri Z con una forza schiacciante. Goku, Piccolo, Krillin, Tien e Yamcha, nonostante il loro coraggio, vengono sopraffatti uno dopo l'altro. Ogni colpo di Slug è devastante e i guerrieri Z si trovano incapaci di contrastare la sua immensa potenza. Mentre la Terra continua a soffrire sotto l'influenza dell'albero della vita, il dottor Willow osserva tutto dal rifugio segreto. Con Tarless nelle sue mani, Willow vede la possibilità di sfruttare la tecnologia Saiyan e le conoscenze di Tarless per i suoi fini. Ma prima attende il momento giusto per intervenire, assicurandosi che nessuno possa ostacolare i suoi piani. Lord Slug, con la sua forza sovrumana potenziata dai frutti dell'albero della vita, riesce a conquistare la Terra. Il pianeta, un tempo vibrante e pieno di vita, è ora una landa desolata, spogliata di tutta la sua energia vitale. Gli alberi sono morti, i fiumi prosciugati e la fauna selvatica quasi estinta. L'albero della vita continua a prosperare, alimentandosi incessantemente dell'energia residua del pianeta. I guerrieri Z, sopravvissuti ma gravemente feriti, si nascondono in una base segreta, cercando di recuperare le forze. Nonostante le loro condizioni critiche, la determinazione di Goku, Piccolo, Krillin, Tien e Yamcha rimane incrollabile. Sanno che devono trovare un modo per sconfiggere Slug e salvare la Terra, anche se le possibilità sembrano scarse. Nel frattempo, nel suo laboratorio segreto, il dottor Willow lavora senza sosta. Dopo aver recuperato il corpo di Tarless, Willow ha sviluppato un complesso sistema per trasferire la sua mente nel corpo del Saiyan. Con una combinazione di tecnologie avanzate e conoscenze biotecnologiche, Willow riesce finalmente a completare il trasferimento. Ora, nel corpo potente di Tarless, Willow si sente invincibile. Consapevole del potere che ora possiede, Willow decide di affrontare direttamente Lord Slug. Quindi in questa versione Dr. Willow è buono. Non è mosso da nobili intenzioni. Ok, ho capito male io, scusami. Ma dalla necessità di proteggere il suo nuovo corpo e le sue ambizioni di dominio. Vabbè, non ha tanto senso, ma non fa niente. Willow, con la mente lucida, non sembra tanto, di uno scienziato e la forza bruta di un Saiyan, esce dal suo nascondiglio e si dirige verso la base di Slug. L'incontro tra Willow nel corpo di Tarless e Lord Slug è inevitabile. I due colossi si scontrano in una battaglia epica, scuotendo la Terra con ogni colpo. Willow utilizza le tecniche Saiyan di Tarless, combinandole con la sua astuzia e intelligenza. Slug, sorpreso dalla rinascita del suo vecchio nemico, si trova a dover affrontare un avversario molto più formidabile di quanto avesse previsto. Mentre la battaglia è in furia, i guerrieri Z, sebbene debilitati, osservano con speranza e perplessità. Non comprendono appieno cosa stia accadendo, non siete soli, pure io sono un po' confuso, ma vedono un'opportunità per riprendere le forze e pianificare un attacco strategico contro l'albero della vita. Loro sono ancora sconfitti, cioè devono buttare a terra sto caspito di albero, del resto non gli interessa niente. La battaglia tra Willow e Slug crea abbastanza distrazione da permettere ai guerrieri Z di organizzarsi. Willow, sfruttando ogni vantaggio possibile, riesce a indebolire significativamente Slug. La furia e la potenza di due combattenti devastano il paesaggio circostante, ma Willow mantiene il controllo, guidato dal suo obiettivo di eliminare qualsiasi minaccia al suo dominio. Con un ultimo devastante attacco, Willow riesce a sconfiggere Slug, riducendolo in fin di vita. Con Slug sconfitto, i guerrieri Z comprendono che il loro momento è giunto. Goku, Piccolo, Krillin, Tien e Yamcha uniscono le forze per un attacco finale contro l'albero della vita. Oh, sta cosa che non lo sono riusciti a buttare a terra. L'hanno preso proprio sul personale. Con il nemico principale fuori gioco e il dottor Willow concentrato sulla sua vittoria, i guerrieri Z concentrano tutta la loro energia in un unico colpo combinato. L'albero della vita, finalmente colpito al cuore, inizia a cadere, le radici si spezzano e il tronco crolla su se stesso. La Terra, sebbene devastata, inizia lentamente a riprendersi. L'energia vitale, una volta assorbita dall'albero, inizia a ritornare al pianeta, permettendo alla natura di rigenerarsi gradualmente. I guerrieri Z, esausti ma vittoriosi, osservano il risultato delle loro fatiche, consapevoli che la strada per la completa guarigione sarà lunga e ardua, quindi comunque non hanno risolto niente. Willow, nel corpo di Tarless, osserva da lontano. Anche se ha perso la possibilità di dominare la Terra immediatamente, ha guadagnato un nuovo corpo potente e ha eliminato una minaccia significativa. Con un sorriso malizioso si allontana pianificando le sue prossime mosse, mentre i guerrieri Z si preparano a ricostruire e progettare il loro mondo. Quindi ci ha lasciato così su un cliffhanger, non ha un vero e proprio finale questa saga. Il dottor Willow è vivo, è malvagio e ha il corpo di Tarless. Slug ha nominato a un certo punto
un suo padrone, che però non si è mai fatto vedere in tutta quanta la storia. Con questa cosa però ChatGPT ci dà un assist involontario, perché la prossima saga sarà composta da quei film che si trovano teoricamente nell'arco narrativo di Namek. E sono solo due, ovvero Il destino di Saiyan e L'invasione di Neo Namek, e in entrambi il protagonista è Cooler. Quindi in teoria potremmo anche dire che il padrone alla quale faceva riferimento Slug è Cooler. Ma non vi voglio influenzare, date i suggerimenti che volete. Vi ricordo che tra i personaggi che potete utilizzare adesso c'è anche Vegeta. Nella prossima saga deve esserci almeno una trasformazione in Super Saiyan. E per il resto potete fare quello che volete. Vi ricordo come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace al video, che aiuta tantissimo a farlo girare. Vi ho già detto di lasciare i vostri suggerimenti nei commenti e considerate se vale la pena iscrivervi. E ci vediamo al prossimo video.